Nessuno tocchi Iorit, nessuno tocchi Ciro. Si potrebbe dare un titolo a questo inizio di trasmissione. Di chi stiamo parlando? Di un signore napoletano, campano, autore di diversi murales pagati anche dalle amministrazioni pubbliche, esaltato spesso dalla sinistra nel passato, esaltato nel recentissimo passato da tutta la sinistra campana, napoletana, italiana, eccetera, eccetera, il quale ha delle posizioni che io non condivido naturalmente sul signor Putin. È andato a farsi fotografare, è andato a farsi, anzi a dare la mano al signor Putin durante una riunione dove era presente costui a Sochi in Russia. Lo stanno massacrando. Ah, hai parlato male dell'Occidente, eri a fianco di un dittatore. E allora non è un nemico, Iorit, non è un nemico dello Stato, è uno che ha il diritto anche di dire delle idiozie, è uno che ha il diritto di dire delle cose, ha il diritto di contrapporsi all'Occidente, c'è il diritto di dire, noi qui in Occidente abbiamo il diritto di dire che l'Occidente è una merda, e dunque il diritto di dire delle idiozie. Qualcuno vuole impedirgli adesso di affidargli delle opere pubbliche o dei lavori in Occidente, lo vogliono bloccare, vogliono applicare le sanzioni, ma vi dovete vergognare, libertà. E allora che dire per passare alla... E allora che cosa dire passando alla seconda cosa di un signore come Mario, di nome Giordano di cognome? Ma ha fatto benissimo così. Altra cosa invece molto più seria è la vicenda di questo street art che è andato a fare street guarda senza paura. No, non ho paura, te lo voglio dire dritto. Tu me lo chiedi, te lo voglio dire. Non è che voglio far preamboli, dire. Non lo stai dicendo questo. Questo è un utile idiota al servizio del dittatore. No, è andato lì. E chiaramente Putin, ogni stronzo italiano che, o europeo che va lì e dice: sono qui perché voglio che il mondo sappia che tu sei buono. È chiaro che quello ti prende, ti coccola, ti fa fare una foto di rito e ti tratta come un eroe. Ma perché il dittatore figlio di puttana è evidente che ha interesse che gli utili idioti italiani ed europei vadano lì sotto le sue ascelle. Tutti facevano affari con quello Putin, che bisogna fare. Questo signore quando torna in Italia non si azzardasse a chiedere un euro alle amministrazioni comunali per la sua arte. Vada a fare la street art a Mosca, dopo 20 secondi che tira fuori una delle sue bombolette si ritrova in uno dei più famosi gulag sovietici. Provasse a scrivere sui muri Putin del buco del culo, provasse a scriverlo su una dei muri delle periferie, dici faccio la street art con la faccia di Navalny, provasse a farla, appena tira fuori la sua cazzo di bomboletta per la sua street art, quella bomboletta viene presa e viene messa non ti dico dove, e lui portato in uno dei campi di rieducazione tipici della Russia. Comunque, di posso dirti che quindi io facesse per due poco minuti, lo spiritoso per due minuti da Giordano sono stato pagato come una tua intera trasmissione alla 7, secondo me. Ma questo è probabile, chiamami scemo. La vuoi distruggere? Da chi sei pagato tu? Da chi sei pagato? Sentiamo vuoi Giorit, distruggere Giorit, Mediaset? Come cazzo, io voglio difendere Mediaset in questo. Senti. And then I wanted to ask you pleasure if it's possible take a picture to show in Italy, a picture with you to show in Italy that you are human like everybody, and the propaganda that they spread all over is not true, that we are all human, we are all part of the human tribe. Allora faccio la traduzione, poi c'è la voce di Putin, la traduzione di, devo dire che è abbastanza ridicola questa cosa, posso dire, tu non puoi andare lì a farci una foto, ma dire volevo patetico chiedere una foto con lei, mentre è evidente che è tutto concordato, perché non è che Putin fa le cose così a cazzo patetico, di cane, diciamo, patetico, no? Comunque, tornasse vabbè, qui in Italia, posso, patetico, la patetico. Propaganda è falsa. Mi scrive giustamente l'avvocato Cinetto, mancava solo che Giordano facesse indossare il tanga a Cruciani. Senti, durante la compassata, l'avvocato Cinetto. Bravo. Il nostro direttore lo userà per tenere fermo il suo tavolo. Intanto dall'aeroporto di Denver, piccolo collegamento prima di presentarti un altro ospite, con un vecchio amico di questa trasmissione, spesso molto critico, ma non è di questo che vogliamo parlare, il professor Michele Boldrin. Applausi. Buonasera. Si sente?
Michele? Ciao, adesso ho capito. Sì, adesso ho capito perché il tuo assistente ha detto di tenere l'orecchio attaccato al telefono. Perché cosa? Perché voleva farmi saltare il timpano. No, che timpano? Con l'urlo. No, 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 si sente benissimo per cosa fortuna. Cosa fa? Allora, non si possono fare, no, non si... Cosa fa Denver? Aspetta un aereo che lo porta che lo porta a Los Angeles. Molto bene. Ho fatto vado a Los Angeles. Molto bene, senti, io ti ho chiamato per una cosa. Guarda, lascia stare, ma beccato per caso, perché in realtà se l'aereo fosse stato in orario, quindi oggi non è proprio bella vita, ma comunque. Vabbè, dimmi, io ti ho chiamato per una cosa, c'è una polemica. Mi hai parlato per smentire questa storia delle... No, delle no, ma chi se ne frega questa storia delle liste di proscrizione, dai, su, non frega niente cialtrone, a nessuno. Cialtrone, ma che cialtrone sarai tu, io non sono cialtrone per niente, no, non sono cialtrone due, per siamo niente. Siamo in due, siamo due simpatici cialtroni, poi ci sono i cialtroni veri che sono un po' stronzi. Allora, scusami Michele, c'è una cosa, c'è uno street artist italiano che di cui forse hai letto, che si chiama Giorit. Sì, uno street artist, esatto. Uno stronz artist. Questo lo dici tu, questo lo dice Parenzo. Ah, quello che fa, quello che scrive gli slogan di sinistra facendo le pitturine. Sì, lì, ha fatto anche dei murales. Pagato dai comuni di sinistra. Strapagato non lo so, però è stato pagato spesso soprattutto dal comune. Le cifre che girano direi di sì, oggi uno ha pubblicato una cifra per un murale a Avellino, 101.000 euro, insomma. Vabbè, comunque è stato pagato spesso. Vista la qualità. Sì, no, è stato pagato. Beh, questa non siamo noi a giudicarla la qualità. Comunque, questo non mi interessa tanto. Sono io. No, per carità. Allora, la questione è semplice. Questo qua è andato al meeting dei giovani, là, organizzato da Putin a Sochi, e è andato a un certo punto, credo che fosse organizzato, a stringere la mano a Putin, dicendo che non crede alla propaganda occidentale, che è falsa, che in fondo Putin è un essere umano come noi, era tutto contento di questa anche cosa. Hitler, anche Stalin erano tutti esseri umani, nessuno di loro era un androide. Ho capito, però con Putin ci abbiamo fatto tutti. Geniale, ci ha un contributo geniale, ha scoperto che Putin è un essere umano. Sì, questo devo dirti la verità. Cazzo li cagano, questo devo dirti la verità, non ha detto delle cose geniali, su questo non c'è dubbio. Bisogna difendere la libertà di poter andare dove cazzo uno vuole, senza per questo, anche da un dittatore. Ma tu cominci con queste storie. No, ma l'unica storia possibile è che gli vogliono impedire adesso. Scusa, lasciami finire. Gli vogliono impedire, scusami, Michele, perché il punto è questo. Non è tanto. Gli vogliono, per esempio, deputati europei del Partito Democratico dicono: ah, bisogna applicare l'embargo, le sanzioni anche a queste cose qui. Le sanzioni, valgono per tutti. Certo, non c'è nulla di male, perché. Cioè, oppure non dare appalti pubblici, non dare appalti pubblici a questo, non dare più un euro pubblico, perché? Scusa, ma abbiamo già discusso sta questione. Sì. Per il riferimento, adesso avete rumore ambientale, scusate. No, sento. Abbiamo già discusso sta questione, uguale a quella che abbiamo discusso quando... anche che come dire, personalmente mi sono esposto a dire i soldi pubblici dei cittadini italiani a gente che fa propaganda, tra l'altro pesantissima, su crimini, su massacri, su tentati, insomma, genocidi e così via, a uno che da una mattina alla sera ogni giorno ripete che deve controllarci e dominarci, che sia, non si danno. Lui può continuare a esprimere le sue opinioni, dopodiché siccome fa propaganda per uno Stato che platealmente, per scelta di quello Stato nostro nemico, i soldi dello Stato italiano non glieli do. Mica capito? Cioè, qual è sempre la tua logica? Dai, ma è una stronzata. Giusto, vuol dire così, quello che ho detto. Vuol dire quello che ho detto, lo ripeto: i soldi dello Stato italiano vanno spesi nell'interesse dei cittadini italiani per la loro difesa, e quindi non vanno spesi per la propaganda dei paesi dittatoriali che ci vogliono dominare, aggredire, minacciare e così via. Allora, se fosse semplice, no? No, non è semplice, lo sai perché non è semplice? Perché per aspetta, per un motivo molto semplice. Mettiamo che tra due mesi noi facciamo un accordo col grande dittatore, col grande cattivo, col figlio. Noi Occidente, noi Stati Uniti, Italia, Ucraina, cioè, facciamo un accordo col grande dittatore. A questo punto che succede? Che ritorna la possibilità di dare soldi a Giorito quando fai murale? No, ho capito. Giuseppe, stai straparlando, tesoro, ti voglio un bene alla Madonna, sei simpaticissimo. Davide, non si offenda, non faccia il geloso, anche un pochino più di David, che poi rifiuta sempre i miei inviti a discutere di Israele. Però lascia che te lo dica,
tu straparli, stai straparlando. Certo, se per caso ci siano le condizioni, lo dubito, che il grandissimo figlio, sì, ho capito che è quello che pensi, però stai straparlando lo stesso. È la parte che io trovo pericolosa, che tu affermi di pensarlo. Se quel grandissimo criminale di Putin in qualche maniera a fare delle offerte si comporta in maniera tale che il cosiddetto Occidente, non lo so chi, l'Unione Europea, eccetera, stabilisca un accordo, vuol dire che avrà smesso di fare azioni che noi riteniamo aggressive. Ma non è detto, non è detto, può darsi pure che si faccia una pace che interessa anche a Putin. Cioè, allora, voglio dire, ragazzi, l'hanno trattato tutti con Putin, perché bisogna prendersela con sto Giorit? Che cazzo ha fatto? È andato lì a dire due cose. C'è il diritto all'idiozia, c'è il diritto all'idiozia. Voglio finanziare, ma certo che c'è di tradizia, ma non la voglio finanziare con le mie tasse. È molto semplice. Cioè, se adesso il comune, se adesso il comune hanno diritto a essere idioti, stronzi, criminali, cialtroni, ladri, tutto quello che vogliono. Ma non possono fare un murales, non possono fare un murales. E quando vogliono soldi miei per distruggere me, non glieli do. Vabbè, ho capito. Glieli do e voto per non darli. Faccio una legge che dice a queste persone: hai qualche problema con la democrazia? Scusa, il mio amico Pupo andrà il 15 di febbraio, il 15 marzo. Ma non puoi dire che è uno stronzo. Va in Russia al Teatro del Cremlino a suonare. Ma non è uno stronzo, va lì a lavorare. Ma non è un giullare, non ti permettere, non diciamo cazzate. Ma che giullare? Ma non dire stronzate. Va a guadagnarsi soldi imbrattati di sangue. Ma non è vero, ma non so manco. Probabilmente va gratis. Posso dirtelo, probabilmente va gratis. Va gratis. Peggio ancora, è un collaboratore di un criminale. Marco, non diciamo cazzate. Ci provi che ma non deve provare a nessuno, capito cosa sono i crimini, ma davvero, ma allora bloccatela alla frontiera. Ma la vuoi smettere con questo voi? Voi che siete tanto liberali e poi uno non può andare a fare il cazzo che vuole e deve essere considerato un liberale per nulla. Io non sono liberale per nulla, io penso agli interessi miei e voglio difendere la mia libertà, la mia democrazia, non il liberalismo astratto. Tu stai dicendo puttanate vergognose. Ma quando mai? Giuseppe, per attirare l'applauso di quattro idioti. No, non è l'applauso, è quello che penso. Non riesci a capire. È quello che penso. È quello che penso. Pensi che sia una persona degna, uno che va a fare il giullare? No, giullare lo dici tu, va a cantare. Uno va a cantare e l'altro ha fatto. No, giullari no. Giullari cantano davanti ai dittatori. Ma non diciamo cazzate. Cantano davanti ai dittatori. I giullari cantano davanti a una platea. Qualsiasi platea essa sia. Ma va a cagare tu. Ma che c'entra Hitler? Dai. Allora Hitler, perché non dichiariamo guerra? Il fatto che non dichiariamo guerra, questa è la differenza. Non dichiariamo guerra. Fosse per me, avremmo già messo la copertura aerea NATO da due anni. Questa sarebbe la guerra. La guerra significa andare a Mosca. Significherebbe andare a Mosca. Questa è la guerra seria. Sono molto silenzioso. Molto sciocco. Io sono silenzioso in questo momento perché sottoscrivo non solo ogni singola parola di Michele Boldrin, ci dividono tante cose, ma in questo caso sottoscrivo. Non credo anche che le pause, su Pupo non condividi. Non credo che tu possa condividere. Uno può scegliersi un nome meglio, tu va. Ma che c'è da un grande artista? Non ho capito bene. Puoi scegliersi una? È un grandissimo artista. Fama mondiale. Ma che ne sai tu? Sì, è vero, di fama mondiale, certo. Vabbè. Tutto il mondo è conosciuto. Ciao Michele, ti saluto. Ciao, buon volo, buon volo. Ciao. Pubblicità. Affiancare le famiglie nelle...